Naturale per un autistico il distanziamento sociale. Sei venuta proprio il giorno in cui noi abbiamo ricordato, mia nipote Clara, perché era morto quel giorno Luis Sepúlveda. Avevamo i suoi quadri. Conosci tanto di questa storia di Clara e l'amore di Clara per Sepúlveda. Sono una che ama moltissimo decidere le sue cose, mi sono sentita come se avessi 5 anni. Dei numeri che mi venivano comunicati la sera, con un obbligo di fare qualcosa, con pochi chiarimenti rispetto alla costruzione di questi numeri, con pochi chiarimenti, forse impossibili mi viene da dire, rispetto al perché io dovevo cominciare ad avere alcuni comportamenti. Quindi questa cosa mi ha un po' spiazzato, perché non è nell'abitudine della mia vita. A me piace moltissimo controllare quello che faccio e capire un po' perché lo faccio, no? Quindi, questo aspetto qui, e poi c'è stato tutto l'aspetto relativo ai bambini. Ai bambini in generale, ai ragazzi in generale e ai bambini che hanno avuto un'evoluzione non tipica e ai ragazzi che hanno avuto un'evoluzione non tipica. Quindi, bambini di cui non ha parlato nessuno. Io credo che così poco come si è parlato ora dei bambini non ci siano stati periodi simili, pochissimo. Cioè, secondo me un pochino sono stati tenuti lontani perché si è pensato che potessero infettarti e non accorgertene. Quindi, però non ne ha parlato quasi nessuno, pochissimo. E poi quasi nessuno ha parlato di tutta questa popolazione di gente a sviluppo non tipico, a me piace dire così, perché sono spariti. E a me mi sono molto mancati, mi sono mancati visivamente. Io sono una persona molto sensoriale, è uno degli elementi che forse mi congiunge a questi ragazzi, no? Loro sono molto sensoriali, ma anch'io, per cui soffro molto la mancanza di mia figlia che sta a Los Angeles, ma perché non la vedo. E noi siamo spariti, loro sono spariti, e non vedere tutti i loro movimenti bizzarri, che non sentire tutte le loro cantilene bizzarre, è stata proprio una grande assenza per me, ho sentito proprio un vuoto. E poi per fortuna abbiamo cominciato a decidere che per loro bisogno, ma alcuni di loro li potevamo cominciare a vedere in video. Ieri ne ho visti 3, sono stata felicissima. E rispetto all'isolamento, io credo che loro non abbiano sentito, tanto che all'inizio non hanno avuto nessun problema, nessuno. Mi è stato detto che non hanno fatto fatica per oltre un mese. Perché? Perché nessuno gli ha rotto le scatole, per cui loro sono stati tranquillissimamente in quello che volevano, con videogiochi, cioè tutto a disposizione, perché i genitori dovevano riorganizzarsi e soprattutto non avevano possibilità subito di chieder loro di lavorare, quindi e quindi loro si sono trovati nel loro mondo. Io credo che l'autismo abbia come caratteristica fondamentale la ricorsività e secondo me lo scarso interesse sociale. Io per esempio mi sono accorta in questo periodo di isolamento di avere dei bisogni sociali, ma che sono sicuramente anche dei bisogni della mia famiglia, cioè della socialità all'interno della mia famiglia, ma che non sono così tanto estesi. Il mio bisogno sociale è un bisogno di vedere, di conoscere, di incontrare, no? Però quindi forse il loro c'è, ma riguarda la possibilità di starsene fuori a guardare con dei modi completamente diversi quello che è il mondo, cioè sensorialmente il mondo è bellissimo. Noi abbiamo delle storie di grandi amicizie con questi bambini e con queste famiglie, perché ci incontriamo per 20 anni, 25, cioè io Edoardo l'ho conosciuto nel 2000, lui è del 2003, l'avrò conosciuto nel 2006, aveva un babbo non giovane
che io adoravo perché amava questo figlio in una maniera incredibile, ma è difficile da raccontare. Io ho un pezzo di video che aveva fatto mia figlia, perché mia figlia si occupa appunto di cinema, e a lui, che io tengo proprio vicino al mio cuore perché è bellissimo, incantevole, e dove lui parla di suo figlio ed Edoardo, e questo uomo è morto, e è morto per tumore, e questo ragazzino che ha passato moltissimo tempo insieme a suo padre è rimasto solo, e tutti ci siamo chiesti che cosa gli sarebbe successo. Lui, anche lui, è un grande disegnatore, e allora è successo che per circa un anno lui ha smesso completamente di disegnare, completamente. E poi diceva questa cosa, ogni tanto diceva che non ha un linguaggio incredibile, ma ha un linguaggio. Diceva che aveva mal di testa, io l'ho incontrato qualche volta perché andavamo a mangiare insieme la sera, qualche volta ci davamo appuntamento, io, lui e sua madre aveva l'abilità di scegliere dei posti giusti, andavamo a mangiare in mezzo a settimana per cui non c'era mai molta gente, e noi due eravamo abituatissimi ad Edoardo per cui non ci interessava niente se lui si alzava, e lui aveva questa cosa per cui ogni tanto diceva che gli faceva male la testa, e io avevo l'impressione che invece gli venisse in mente suo padre. Non ho mai avuto la certezza di questo, ma era un mal di testa così, e che lui in qualche modo descriveva come mi fa male la testa, no? Ma poi da questo è passato a cominciare a ridisegnarlo, ridisegnare, lui disegna la macchina di suo padre e disegna dei mammut, e disegnava qualche volta suo padre, ma per un disegnatore come lui era veramente un disegno che non era suo, e mi scriveva sotto Leonardo è vivo, e quando io gli dicevo Edoardo lo sai che il babbo non c'è, e lui mi diceva qui nel disegno è vivo, qui nel disegno, no? E sì, sicuramente sono ragazzi con emozioni differenti e con sentimenti che io non so bene cosa dire, e adesso mi chiedo che cosa sarà per loro tutto questo periodo di assenza di tutti noi, perché anche loro sono andati incontro comunque a un abbandono, con genitori che li hanno avuti per moltissimo tempo. E ieri l'altro una mamma mi ha scritto, la mamma di questo che raccontavo, che in pratica doveva imparare ad andare in bicicletta, non imparava mai, sono riusciti a farlo imparare con una patatina davanti, è un mito, è veramente incredibile anche lui. Ieri sera mi ha scritto, c'era bisogno che si fermasse il mondo perché i nostri bambini trovassero il loro mondo, no? Mm-hmm. E dall'altra parte non possono essere lasciati nel loro mondo, perché questo mondo di così di silenzio e di niente li lascia in una situazione in cui loro non sono capaci di da soli di tirar fuori abilità. Auguro che, non lo so, questa esperienza di isolamento ci faciliti, perché è stato un isolamento molto strano, ci faciliti una comprensione del loro, perché quando è stato un isolamento che anche noi non abbiamo cercato come loro. Loro se lo trovano addosso, quando a un certo punto si trovano addosso questa cosa, e noi anche. Allora, invece sempre di pensare che debbano essere chi vogliamo noi, no? Sentimentali, cioè che ci riconoscono, cioè, io credo che noi potremmo, forse, non lo so, essere stati un po' favoriti a pensare a chi sono loro, cioè che sono dei solitari per eccellenza, proprio solitari per eccellenza. Io credo che noi dobbiamo lasciare molti luoghi comuni se ci vogliamo avvicinare, credo anche rispetto a questa epidemia, credo che questo sia spostabile, credo che noi dobbiamo lasciare proprio moltissimi luoghi comuni e dobbiamo pensare in modi diversi, cioè pensiero proprio diverso credo che ci dia la possibilità di così un po' di poter avvicinarci alla vita in generale di molte persone. Io ripeto, io sono abbastanza brava in questo,
meno brava per i miei figli, cioè tranne che quando questo riguarda i miei figli, perché lì faccio molta più fatica e mi dispiace moltissimo. Sto facendo un esercizio incredibile, perché penso che tutti ci possiamo esercitare, tra l'altro, senza, lo dobbiamo fare. Noi abbiamo un ragazzo che adesso fa il conservatorio, è il primo in Italia, che ha un progetto di conservatorio voluto, stravoluto molto dalla sua famiglia oltre che da noi, ma abbiamo faticato per fare in modo, poi arriverà dove arriverà, ma è il primo ragazzo con sviluppo atipico che è inserito in conservatorio, ha finito il liceo e allora ha fatto il liceo scientifico musicale qui a Pesaro e siamo andati un giorno, c'era questo spettacolo e con c'erano diversi pianisti, anche lui. Allora lui fa la sua esibizione e tutti applaudono, chiaramente. Io dico, cavoli, applaudono a lui. E lui si è messo le mani nelle orecchie. Perché è questo che io dico. Cioè, i loro sono proprio differenti in queste cose. Allora impariamo che cosa va bene per loro e usiamolo. E lì c'era lui, tutti applaudivano, lui mani nelle orecchie, testa giù. Fino a che gli abbiamo fatto agli altri, basta. È vero che la loro sensorialità è molto esposta. Perché mangiano la pasta bianca? Perché non gli piace il rosso, è proprio il colore. Se tu non capisci che, per esempio, non lo so, una confezione che scrocchia a loro non piace, e tu continui a proporre tutto. Però capisci, se noi andiamo sull'interpretazione, e non, è per questo che prima dicevo, non sono psicologo, sono neuropsichiatra, vengo da studi di medicina che sono studi scientifici e non umanistici, no? Perché io prima di tutto guardo quello che vedo e tengo in considerazione quello che vedo, poi lo posso anche interpretare, ma dopo, ma io prendo in considerazione dei dati, perché se quelli li ignoro completamente perché vado dietro a un mio postulato, e deve tornare per forza. Ma il postulato lo dimostri se vuoi, quindi non hai bisogno di, cioè lì veramente la matematica è diversa dalla medicina, cioè la medicina è basata sull'evidenza, allora io in base a una serie di dati faccio un'ipotesi, ma anche in base a una serie di dati di risultato ti dico se questa cosa funziona o no. Non te lo dico perché ho studiato, ma perché ho visto 1, 1, 1, 1, 1, 1000. Io seguivo un ragazzino che aveva una sorella senza problemi, lui era un ragazzino iperattivo. A un certo punto questa ragazza si ammala di cancro, io vengo a sapere questa cosa, avevo visto anche i genitori, e muore. Io scrivo un biglietto alla mamma, ma non la vedo per un po', poi lei mi telefona e mi dice, io lavoravo in ospedale ancora, e mi dice, dottoressa, posso venire da lei? Dico, sì, guardi, le do un appuntamento. Lei arriva senza questo ragazzino, io la vedevo sempre per suo figlio, no? E lei si siede, io ero in studio in ospedale, lei si siede davanti a me e nessuna di noi due dice niente per 15 minuti. E poi lei si alza e mi dice, va bene, dottoressa, vado via perché avevo bisogno di vederla. E ci siamo abbracciate perché e lei se n'è andata, ma era come se noi ci dovessimo rivedere silenziosamente e lei mi dovesse presentare tutto questo dolore che io conoscevo benissimo, lo immaginavo, ma e prima di poter tornare col suo altro figlio. Non mi sono occupata solo di autismo, mi sono occupata un pochino di tutta la neuropsichiatria infantile e mi sono occupata anche di dolori infiniti. Ho capito molto di più il dolore femminile perché io sono femmina, penso proprio solo per questo motivo, perché io penso che il dolore maschile sia diverso, né più né meno, ma diverso. E quindi ho sempre fatto un po' più fatica a capire proprio il nucleo del dolore maschile.